Mio padre era uno degli operai che avevano aderito allo sciopero cosiddetto bianco del 1º marzo 1944. C'è stata la rappresaglia da parte delle brigate fasciste, in modo particolare del prefetto Mirabelli di Savona. A quei tempi, che non aveva ovviamente digerito bene questa manifestazione, uno sciopero contro il sistema fascista, contro l'occupazione nazista, e quindi aveva ordinato la rappresaglia. Le Brigate Nere sono andate in fabbrica, non soltanto all'Ilva di Vado, ma anche all'Ilva di Savona, in altre fabbriche, anche nel Finalese, e hanno decimato, hanno fatto una decimazione e hanno preso questi operai. E mio padre è uno di questi che è stato poi inviato in Germania, a Mauthausen, dove è deceduto. Io sono entrato in fabbrica ha preso il suo posto. L'ho sentito quasi come un dovere, quello di impegnarmi prima sul lato sindacale, poi ovviamente più successivamente politicamente, l'aspetto politico, per cercare di dare un contributo affinché la classe operaia e i lavoratori avessero veramente delle condizioni di vita migliori e soprattutto che ci fosse il rispetto dei diritti e delle libertà all'interno della fabbrica. Inizialmente ho partecipato, subito aderito, sono stato eletto ovviamente perché si facevano le elezioni democratiche, ogni sindacato presentava la sua lista. Quindi si facevano le elezioni e quindi sono stato eletto in commissione interna per parecchi anni, fatto rappresentante sindacale. In modo particolare nella fabbrica le condizioni dei lavoratori, i diritti in modo particolare, quelli che sono previsti dalla Costituzione, sono stati conquistati poi successivamente con delle lotte, con parecchie lotte. Io, nonostante che fossimo in commissione interna, un organismo democraticamente eletto, anche riconosciuto legalmente, però eravamo in condizioni, non si poteva agire liberamente. Non è come oggi che è possibile andare in fabbrica, davanti alle fabbriche, a distribuire volantini e distribuire materiale di propaganda. A quei tempi, almeno per quanto riguarda la situazione a Vado Ligure, quei tempi, anni 50, eccetera, che avevamo un commissariato che era diretto dal dottor Bernardinetti, che era, non dico un ex fascista, era un fascista, ha continuato ad essere fascista, che si scandalizzava quando noi proponevamo, che dicevamo, guardi che questo previsto dalla Costituzione, gli si raddrizzava i capelli perché non voleva sentir parlare di Costituzione. Quindi dicevo, il materiale doveva essere sottoposto al vaglio del dottor Bernardinetti, altrimenti si permetteva anche di correggere il testo del volantino, eccetera. Nonostante il 25 aprile in fabbrica i diritti, la libertà non esisteva ancora. Quindi io sono stato anche colpito da questi provvedimenti. Ho subito 3 giorni di sospensione anche per aver dato un volantino che poi aveva un carattere tutto particolare. Si trattava di una conferenza di produzione al Teatro Chiabrera, indetto dalla commissione interna dello stabilimento di Savona durante l'occupazione dello stabilimento di Savona nel 1953.
dovevamo, perché solidarietà anche verso i compagni di Savona, i lavoratori di Savona, dovevamo fare qualcosa. Io ho avuto in mano questi volantini, ho sentito il dovere di doverli distribuire. E poi ovviamente qualcuno mi ha fatto la spia, dottor Bonaccorti, che era il capo del personale di Savona. Ero in commissione interna, ripeto, siamo andati ad un incontro col dottor Bonaccorti, ricordo bene, eravamo io e Tonolini. Finito la riunione, stiamo per uscire, siamo sulla porta dell'ufficio. Io ero dietro, Bonaccorti mi dice: signor Conterno, lei si fermi. Tonolini fa per rientrare, anche lui dice: no, no, Tonolini, lei vada pure, tranquillo. Allora vado lì, io rientro, mi fa vedere il volantino e mi dice: guardi, lei ha distribuito questo volantino. Io per spirito, come ho sempre avuto, non mi sono sentito di negarlo. Io sono un personaggio che le situazioni le affronto, poi costi quel che costi. E non l'ho negato, gli ho detto: sì, il volantino l'ho visto, l'ho preso, l'ho letto, l'ho dato, perché poi i 2 giorni di sospensione l'abbiamo preso in 2, io e quello che ho dato il volantino. Abbiamo fatto anche delle sottoscrizioni come soldi, eccetera. Andavamo attorno lì, nelle zone di Vado Ligure, dai contadini a farsi dare un po' qualche po' di patate, roba varia, insomma, verdura, cosa era possibile avere, poi la portavamo lì a Savona, allo stabilimento, durante il periodo dell'occupazione, tutto quello che potevamo fare. Abbiamo dato la solidarietà materiale, anche, come dire, spirituale. Sono parecchi gli operai che hanno dovuto abbandonare il lavoro. La preoccupazione era sempre quella, come lo è attualmente il problema. C'è una differenza però tra l'oggi e quello che era a quei tempi. Che allora, a quei tempi, la prospettiva di lavoro, eravamo appena usciti dalla guerra, quindi l'Italia era tutto un paese ancora da ricostruire. E quindi le prospettive di lavoro c'erano, tant'è che poi abbiamo avuto un periodo di sviluppo, eccetera. Avevamo fatto per il primo anno la commemorazione ai fucilati della Fortezza, tra le quali c'è anche la Garelli, vabbè. Tutti gli anni si faceva la commemorazione. E la sera poi è scoppiata questa la prima bomba, lo stesso giorno. E il clima è stato un clima di stupore prima, perché chi va a immaginarsi che già a quei tempi lì ci fosse ancora qualche gente con la mente criminale per andare a mettere delle bombe. Però il clima è stato lì, stiamo attenti perché qui. E di lì abbiamo iniziato tutta una serie, perché poi si sono ripetute queste. E abbiamo iniziato una serie di controlli, cercato di vigilare bene, in modo particolare anche la fabbrica. Lo so che ricordo che una notte siamo stati anche in fabbrica a dare una mano ai guardiani della fabbrica. C'era una grande partecipazione, secondo me, c'erano le ronde, sì, le ronde all'esterno della fabbrica, nelle varie zone di Savona, le ronde che vigilavano, eccetera. E ricordo che lo sciopero che è stato indetto, la manifestazione che è stata indetta in risposta a queste bombe è stata una delle più grandi manifestazioni che sono state a Savona. Ha avuto un riflesso anche a livello nazionale questo fatto. Ricordo che il senatore Urbani aveva fatto un intervento anche in Parlamento. Era una di quelle aziende che non migliormente pagati. Tanti operai che lavoravano nelle fabbriche qui del Savonese,
hanno cercato di venire. Erano tutta gente che sapevano fare il loro lavoro. Quindi c'era un potenziale di quel tipo lì. Per un certo periodo, questa è l'impressione che avevamo, che ho avuto lì, eravamo mantenuti in vita, perché era un problema sociale per Savona. Dall'Ilva dei 6.000, quei 500 che eravamo rimasti, c'era una bella differenza, per cui Savona, la necessità era quella di tenere ancora quanto era possibile in vita quello stabilimento lì. La lunga non poteva durare, sarebbero state necessarie alternative, qualcosa, qualche produzione diversa, quando ha chiuso anche la fonderia. Finché è rimasta in vita la fonderia, aveva una ragione di esistere. Con la chiusura della fonderia abbiamo capito tutti che ormai si era posto la parola fine a questo provvedimento. Il problema era che era una fabbrica che nel contesto dell'Italsider non poteva più reggere. Per il lavoro che facevamo noi era un lavoro sempre in perdita. Tant'è che si dice, si racconta, le informazioni che abbiamo avuto, che quando si riunivano i dirigenti per prendere delle commesse, esaminare le commesse, le proposte di lavoro, il risultato, il ragionamento che facevano è sulla valutazione di quanto potevano, ci si poteva rimettere di meno, non il guadagno in più, ma rimettere di meno. Capite che una fabbrica che in quelle condizioni ormai non è che poteva reggere alla lunga. Questo è il problema. Le fabbriche, per l'esperienza che ho fatto io, sono state momenti di scuola e di educazione. Nella fabbrica si poteva soltanto imparare ad essere solidali, ad essere umani, ad avere degli obiettivi che non potevano contrastare con gli interessi, con gli interessi di altri. C'era questa solidarietà, anche dal punto di vista politico, c'era un rispetto anche per l'avversario, che noi avevamo degli avversari politici ovviamente. C'era questo rispetto, qualcosa che è finita adesso. Cioè la fabbrica veramente è stata quello che ha dato, dove c'erano le grandi fabbriche, ancora adesso che sono venute meno, vediamo qual è la situazione che c'è in quelle zone lì. No? Dove ci sono state le grandi fabbriche c'è stato un momento di crescita culturale della gente, dell'ambiente anche attorno alla fabbrica. Adesso non è più così. Io sono convinto di una cosa. Chi ha sconfitto il terrorismo rosso sono stati gli operai, appunto facendo riferimento alla fabbrica. Nonostante tutto l'impegno che ci hanno messo le forze dell'ordine, la magistratura, tutti quelli che hanno in qualche modo contrastato, ostacolato questo. Però chi ha vinto, che ha impedito il successo di questi delinquenti, sono stati gli operai, perché lì loro hanno puntato forte sulle fabbriche, sugli operai. Quando sono andato in trasferta a Cornigliano, sono andato a vedere dove lavorava Guido Rossa, e in quel reparto lì c'era una cesoia grossa, cesoia per tagliare le lamiere. Nel traversone sopra la cesoia c'era scritto: questa è la nostra università. Per dire
che chi non aveva le condizioni per studiare, eccetera, eccetera, in fabbrica, elevava la sua coscienza, il suo apprendimento su quelli che sono i problemi generali della società.